Allora, con Claudio Di Maria siamo all'interno di un box importante, perché quando si parla di vino siciliano, e nello specifico che arriva con matrice catanese, noi siamo particolarmente orgogliosi. Sì, noi facciamo al 1860 un vando della nostra azienda sul territorio, siamo nella zona est dell'Etna, tenuta San Michele, influsso del mare, terreni antichi e sabbiosi. E dal 1989 noi siamo i principali produttori di bollicine sull'Etna da Nerello Mascalese. Siamo stati i primi a cominciare. La gamma include 6 referenze di spumante più altre 5 di Etna DOC. Abbiamo anche qualcosina che rientra nel sud di Catania, quindi tenuta a gelso bianco, alluvionale ed argillosa. Molto apprezzato questo vino a Catania e non solo. Voi ormai avete varcato anche i limiti internazionali. Assolutamente sì, il primo mercato rimane con piacere la Sicilia, Italia segue, Stati Uniti, e la cosa più interessante di questo Vin Italy è che tutto il movimento Etna ha avuto riscontro eccezionale, anche vedendo gli altri padiglioni, le altre zone. Sicilia ed Etna è veramente ha dato un orgoglio siciliano. Abbiamo più di 230 aziende sul territorio, quest'anno siamo 60 qui al Vin Italy, e diciamo che si vende bene il marchio Etna ed il marchio Sicilia. Ed è questo l'obiettivo che abbiamo anche noi come emittente televisiva, che siamo sul territorio nazionale. Vogliamo far capire a coloro che guardano sempre con particolare attenzione a quello che accade in Sicilia, che in Sicilia ci sono imprenditori importanti, ci sono materie prime eccezionali che non hanno nulla da invidiare ad altre. Assolutamente sì, considerate, solo per dare un'idea, sull'Etna abbiamo due varietà, sono il Nerello Mascalese e il Carricante, che sono totalmente autoctone e tradizionali, costellate anche da Nerello Cappuccio, da Catarratto, e il connubio territorio Etna e Catania, chiaramente, che poi è il punto sinergico di tutta la zona, fa sì che questo movimento Etna diventa veramente un vanto, e anche grazie alle emittenti, agli imprenditori, a chi ha saputo investire sul territorio, oggi è sicuramente la zona vitivinicola più in espansione in Italia, a livello dei grandi nomi come Barolo, Brunello, Chianti, e diciamo i mostri sacri della viticoltura. Ecco, la vigna, che numeri avete? Quanti ettari avete? E soprattutto la gente viene a visitarvi probabilmente. Sì. Assolutamente sì, io mi occupo anche dell'incoming a tenuta San Michele. Noi abbiamo, come le dicevo, due tenute, una Gelso Bianco, una Santa Venerina. Santa Venerina abbiamo 26 ettari più qualcosina accanto che abbiamo acquisito negli ultimi anni in via di rimpianto, e in totale arriviamo a circa 100 ettari compreso il Gelso Bianco, dove facciamo anche olivicoltura. Quindi abbiamo anche la Nocellara Etnea. Come produzione totale siamo in questo momento tra le prime aziende produttrici di Etna DOC, con circa 310-320 mila bottiglie l'anno, e oltre allo spumante che rappresenta una quota di circa 150 mila bottiglie. Ecco, cosa chiedono i bevitori seriali, ecco, definiamoli così, come prodotto? Allora, i bevitori seriali per fortuna chiedono sempre meno prosecco, perché non facciamo prosecco in Sicilia, sull'Etna facciamo spumante, quindi questo già è un punto di partenza. Amano l'Etna Bianco, amano il Brut, e piano piano anche, diciamo così, questa quota di bianco sta salendo sempre di più, oltre chiaramente al Nerello Mascalese, che rappresenta in assoluto la mecca per i visitatori sull'Etna. A livello di turismo lei mi ha dato un assist importante, siamo in questo momento assieme ad altri colleghi la cantina leader di enoturismo. Le do un dato: l'anno scorso abbiamo avuto 40.000 persone ospiti in cantina, quindi siamo praticamente secondi, terzi a Florio, e fa 50.000 nella Sicilia orientale, occidentale. Ecco, ma alle istituzioni, sì, che spesso sono un po' distaccate da quella che è la vostra vita, la vostra attività, i sacrifici che mettete in atto, siete soddisfatti o vorreste qualche cosa di più? Avreste qualche cosa da chiedere e da consigliare a chi ci governa? Soddisfatti mai, perché la perfezione non esiste, quindi soddisfatti sicuramente mai. Però devo dire che, complice questo exploit economico e qualitativo dell'Etna, l'Etna in questo momento è effettivamente, diciamo, coccolata dall'istituzione. Prima di tutto all'istituzione nostra, dove ci troviamo oggi, quindi il consorzio Etna DOC, che sta investendo tantissimo sul territorio. Da Antonio Benanti a Francesco Cambria, negli ultimi anni abbiamo avuto
un consolidamento del consorzio. Pensate che qualche anno fa non era così la zona etnodoc. È letteralmente... C'è non solo esplosione, c'è proprio un senso di condivisione con gli altri, quindi si va avanti compatti. A livello regionale, diciamo che con l'ultima amministrazione c'è stata un'attenzione particolare sull'Etna, quindi sia a livello di fondi sia a livello di attenzione mediatica. E il contesto della siccità che sta creando sì, particolari problemi? Devo dire che noi siamo tra virgolette fortunati, perché comunque soprattutto la zona in cui operiamo noi ad est risente meno della siccità. La situazione diventa particolarmente complicata nelle zone più pianeggianti. Il rischio oltre alla siccità è quello di dover anticipare continuamente le vendemmie, quindi a livello di spumantistica potrebbe creare alla lunga delle difficoltà, così come sui vini fermi si rischia vini con troppa concentrazione rispetto alla freschezza. Ecco, se volessimo acquistare una bottiglia, sì, I prezzi sono abbordabili, ci sono problemi, i giovani se la possono permettere? Bella domanda, perché i giovani hanno cambiato il loro budget sulla spesa. Qualche anno fa era improponibile proporre a un trentenne una bottiglia da 25-30 euro. Si preferiva nettamente una birra o un distillato, comunque non di altissima qualità. Oggi a livello di enoturismo e a livello di vendita alle bottiglie c'è stato invece uno stacco. La fascia 30-40 anni spende tranquillamente 25-30-40 euro per una bottiglia. I prezzi sull'Etna sono diversi. Si va da una base non meno di 12-13 euro fino a bottiglie superano i 100-200, con una qualità dietro comunque che sorregge.